Bene, allo stato attuale la situazione, diciamo, è abbastanza sotto controllo, nel senso che rispetto all'affluenza delle persone che si pensava si intensificasse soprattutto verso l'ultimo periodo di raccolta delle domande, quindi nelle ultime 2 settimane prima del 7 di dicembre, diciamo va bene perché c'è un'affluenza controllata, nel senso che d'accordo con l'assessore, il funzionario Amendolara e anche e soprattutto il dirigente dottor Bisoglio, che ha dato delle indicazioni ben precise circa la tempistica della raccolta delle domande, abbiamo deciso di fissare un limite massimo di 50 al giorno, perché purtroppo le ore a disposizione sono solo 3, i giorni di raccolta sono solamente 2, quindi raggiunte le 50 domande togliamo i numeri e gestiamo e portiamo a termine gli utenti che sono in coda. Questo perché? Anche per evitare comunque un'ulteriore ed inutile attesa da parte degli altri, per cui ci sono persone che forniscono informazioni, dicono quale sarà la procedura e gli utenti, devo dire, accettano comunque per ora questa prassi. Altre cose, l'affluenza è notevole perché il primo giorno già abbiamo avuto quasi una trentina di domande, pur essendo il primo giorno, quindi vuol dire che la pubblicizzazione era stata capillare e che l'emergenza effettivamente c'è, perché una richiesta così non si era mai vista. Sono pervenute domande anche per posta e quindi spero che anche questo sistema sia largamente utilizzato dagli utenti, perché in effetti evita loro code inutili. Poi, trattandosi di autocertificazione, i controlli li faremo noi successivamente, quindi sarebbe meglio, ecco, che comunque venisse utilizzato anche questo metodo di raccolta. Se non dovessimo, adesso vediamo un attimino il tran tran quotidiano e il target degli utenti, se si stabilizza su queste cifre, può darsi che si decida come ufficio di aprire in maniera più intensiva, quindi non di limitare solamente al lunedì e al venerdì l'apertura dello sportello, ma di estenderlo anche a qualche altro giorno della settimana, in maniera da permettere e facilitare la raccolta di queste domande. Se può interessare, l'organizzazione è stata fatta in questo modo. Ci sono io che mi occupo della gestione in loco, anche se sono un'impiegata diciamo dell'iter procedurale della raccolta, do informazioni alle persone, chiedo loro se vogliono magari che sia data un'occhiata alla loro domanda per vedere se manca qualche cosa, se tutto sia stato fatto correttamente, in maniera da non precludere loro nessuna possibilità. Dopodiché le persone con il numero e la domanda verificata, sempre chi vuole, perché chiaramente non è un obbligo, si presentano dalle colleghe dello sportello per poter avere la ricevuta di presentazione della domanda. In una seconda fase, a quella della raccolta, in ufficio si fanno le verifiche, diciamo compatibilmente con i lavori di routine, tutte le verifiche delle dichiarazioni e delle autocertificazioni degli utenti, e si preparano già a pacchetti tutte le domande per poterle poi inoltrare alla commissione provinciale di assegnazione alloggi, che si occuperà dell'espressione non solo del parere ma della verifica dei requisiti di queste persone e della formazione della graduatoria provvisoria e poi dopo della graduatoria definitiva. Le domande attualmente sono dunque un'ottantina più 50 che ne presenteranno oggi, più 4-5, io penso 8-50, dai 130 ad oggi saranno, dai 130 ai 150 ad oggi raccolte. E sono tante, perché in effetti non ci si aspettava un'affluenza di questo genere. Ho sognato domande più stranieri, direi, sì, un'incidenza del 70-75% rispetto agli italiani.